Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Anna Noffo. Nel Wayne, una cittadina della Pennsylvania, il 27 giugno nasceva, da genitori italiani emigrati da Ascoli Piceno, Anna Moffo, che, dopo aver frequentato il Curtis Institute of Music di Filadelfia ed aver ottenuto appunto una borsa di studio per recarsi da prima a Venezia al Conservatorio appunto Benedetto Marcello e poi a Santa Cecilia a Roma per perfezionarsi, vince il concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Adriano Belli di Spoleto e debutta in Don Pasquale, incominciando quindi una carriera da prima italiana, soprattutto legata poi a produzioni di ambito filmico, di opere date in televisione, poi una buona carriera tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, anche grazie a una buona struttura, diciamo, della discografia, che la rende una cantante con una buona notorietà appunto artistica. Quali sono le caratteristiche di questa sua notorietà artistica? Sicuramente un'avvenenza non comune che, soprattutto nelle opere che abbiamo citato inizialmente, film appunto Rai, a cominciare dalla Butterfly per giungere poi alla Sonnambula, danno soprattutto al grande pubblico, non solo italiano, un certo tipo di notorietà, accanto poi a una voce di soprano lirico leggero, di una buona educazione e di una tecnica, se non eccezionale, quantomeno scaltrita, che le dava la possibilità di emergere in un certo tipo di produzione vocale di livello. Infatti, fin dalla metà degli anni 50 è chiamata a partecipare ad incisioni di alto livello, a cominciare per esempio dalla incisione della Bohème con la Callas di Stefano Panerai, e appunto che la vide nel ruolo protagonistico di Musetta. Come dicevamo, il bagaglio della discografia è alta. Nel 56, accanto alla citata Butterfly e Sonnambula e sempre alla citata Bohème, abbiamo il Falstaff nel ruolo di Nannetta, la Zerlina del Don Giovanni, e poi abbiamo per la RCA nel 57 Butterfly accanto al Pinkerton di Cesare Valletti, il Filosofo di Campagna per la voce del padrone, il film radio del 59 Lucia di Lammermoor, ancora Susanna per la Columbia delle Nozze di Figaro, la Traviata per la RCA e un numero cospicuo di incisioni per la RCA, quale Serva Padrona, Rigoletto, Manon Lescaut, Manon di Massenet, Orfeo Euridice nel ruolo di Euridice, Luisa Miller, ancora una Lucia di Lammermoor, La Rondine e nel 68 un film appunto opera della Traviata. Nel 70 poi c'è l'esperimento di fare Carmen, nuovamente nel 71 un film opera Lucia di Lammermoor, nella metà degli anni 70 un gruppo di interessantissime opere, la Thaïs e la Juive, sempre per la RCA, e nel 76 la conclusione con L'amor dei tre re. Come vediamo, una complessità di incisioni che tocca veramente tanto tanto repertorio. Accanto a questo, poi, per certi versi, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, Anna Moffo, soprattutto sui palcoscenici americani, grazie anche a una ottima orchestrazione pubblicitaria,
dettata anche dalla evidente avvenenza della cantante, riesce appunto ad ottenere grandissimi risultati anche in ruoli, diciamo, verdiani o pucciniani più legati al genere lirico spinto, che non fanno esattamente parte però della struttura vocale e dell'impostazione proprio della natura e del colore della voce. La caratteristica che viene presentata da Giorgio Gualerzi nella sua istantanea in Voci illustri indica fondamentalmente un carattere che noi riconosciamo di base come corretto. Da una parte c'è l'apprezzamento e l'accettazione della critica americana che riconosce ad Anna Moffo il fatto di essere, per quanto riguarda il palcoscenico del Metropolitan, appunto nella seconda parte degli anni 50, una delle più complete violette che si possono ascoltare. Dall'altra parte però Gualerzi evidenzia come Anna Moffo stia per certi versi in un precario equilibrio tra quelli che sono i ruoli scopertamente lirici, in cui però non può evidentemente vantare un'ampiezza vocale che la possa spingere per certi versi a ruoli drammatici d'agilità sulla scorta, per così dire, del post-Callas, vediamo, non so, in un ambito di una figura appunto come poteva essere per certi versi la Scotto. Dall'altra parte non aveva in sé quella raffinatezza, quella puntualità e quella ricchezza virtuosistica che caratterizzava invece i grandi soprani leggeri della tradizione. In altri termini, non aveva la spettacolarità del virtuosismo che la rendeva adeguata a tanto repertorio. Appunto, diciamo da soprano leggero, in cui picchiettati, sovracuti, roulade, trilli diventano l'elemento fondamentale. Rimane quindi questa voce, come dicevamo, ben educata, di buon livello, un certo tipo di comunicatività, ma che ritrova proprio la sua parte fondamentale proprio nella strutturazione dei grandi personaggi di ascendenza lirica. Ma questo suo lirismo, che secondo noi in Puccini non raggiunge livelli altissimi, evidentemente la sua Mimì si segnala come una buona rappresentazione per certi versi curata e raffinata, ma non particolarmente trascinante, la stessa cosa dicesi per certi versi per la Manon. I ruoli invece che rendono appieno giustizia del suo canto sono due tipologie di vocalità. Da una parte la vocalità tipicamente lirica di alcuni personaggi verdiani, tendenzialmente al leggero, e per questo secondo noi la sua creazione più efficace di tutto il repertorio verdiano rimane Luisa Miller in una bellissima e valida incisione dell'opera. Per certi versi poi anche la prima incisione che noi abbiamo conosciuto, diciamo tra virgolette, quella di riferimento, in cui tra l'altro abbiamo anche la presenza di un grande Carlo Bergonzi, una Shirley Verrett Federica eccezionale, un Cormac McNeill e Giorgio Tozzi, una veramente delle edizioni non solo per la Moffo, ma globalmente di altissimo livello. Dall'altra parte i ruoli, per così dire, orientati a un ambito lirico non straordinariamente richiedenti in ambito prettamente virtuale. Per questo giganteggia un ruolo settecentesco quale può essere quello di Euridice nell'Orfeo Euridice di Gluck, e dall'altra parte deliziosa è la sua Serpina nella Serva Padrona, che appunto riesce con la sua freschezza vocale a tratteggiare un personaggio di altissimo respiro. Rimane comunque nella sua corda anche un altro autore che deve essere sicuramente considerato, Donizetti. Donizetti che la vedeva debuttare nella Donna del Don Pasquale, e la Lucia che comunque, pur presentissima nella sua grande carriera, nella prima parte, ha in sé delle grandi qualità. Evidentemente non è una Lucia orientata né a una lettura iperdrammatica come poteva essere quella della Callas, né a una lettura virtuosistica per certi versi tradizionale come può essere quella della Scotto, e nemmeno in una cura della raffinatezza dell'emissione, una idiomaticità di ricostruzione stilistica come era quella che in quegli anni proponeva John Sutherland. Si avvicinava per certi versi a una lettura
scenicamente, vocalmente coinvolgente e naturalmente la bellezza dell'aspetto gli ha dato la possibilità anche di partecipare a due film opera proprio con questo ruolo. Altro tratto che caratterizza poi la presenza di Anna Moffo è, secondo noi, più che alcuni ruoli pucciniani che abbiamo già citato, benché di livello sia la sua musetta e ancora più valida la sua Liù, sono proprio i ruoli mozartiani. Infatti l'italianità della voce, coniugata con una buona tecnica, uno spirito fondamentalmente lirico, dava la possibilità di rendere con vivacità e puntualità moltissimi dei personaggi. E nel catalogo mozartiano, secondo noi, il ruolo più riuscito ed efficace è proprio quello della Zerlina. Ai due ascolti mozartiani si deve aggiungere un altro ruolo, verdiano, che sicuramente rende giustizia a pieno della natura lirica, ma come dicevamo, in questo equilibrio positivo in alcuni ruoli, quindi accanto a Luisa Miller, grande capolavoro della Anna Moffo, deve essere collocato, secondo noi, in maniera più precipua rispetto a Violetta, che pure cantò con grande successo e grande seguito, il ruolo di Nannetta. Non a caso, infatti, nel 1957 viene chiamata a registrare il Falstaff sotto la direzione di Karajan. Sul Fil d'un Sofie Tesio, infatti, e del brano che insieme alle due arie di Zerlina vogliamo presentare proprio per ricordare oggi Anna Moffo, ha infatti la lievità dolcissima di questo canto d'amore. In estrema sintesi, che caratteristica ha oggi e quali sono i tratti che rendono affascinante il canto di Anna Moffo? Il fatto innanzitutto di essere riuscita, almeno nella prima parte della carriera, a ritagliarsi un ruolo particolare nel ricco panorama italiano delle cantanti. Evidentemente la sua avvenenza ha avuto un risultato importante, come dicevamo proprio, come diceva Gualerzi, e fondamentalmente ne siamo convinti, anche un certo tipo di bagage pubblicitario che ha reso nota la sua figura d'artista e di donna. Accanto a questo, le qualità vocali sono una grande musicalità, una voce nel complesso duttile, di bella emissione e di buona morbidezza. Evidentemente, proprio per questa sua caratteristica particolare, i ruoli che gli si confanno sono quelli settecenteschi mozartiani, oppure abbiamo citato i ruoli di Gluck come l'Orfeo e, come abbiamo appunto detto, la serva padrona, e del grande repertorio verdiano. Accanto appunto a Luisa Miller, giganteggia la sua Nannetta, proprio per la semplicità che viene restituita a questo canto. Rimane quindi una cantante che con la sua capacità e con la sua avvenenza, che fu un elemento importante, riuscì comunque a ritagliarsi, a dimostrare di avere una personalità originale. E soprattutto grazie a questo a riuscire a dare alla sua voce un aspetto, una validità che sicuramente ha reso al massimo giustizia delle sue potenzialità. A noi resta quindi la gioia e la soddisfazione di ascoltare queste tre grandi pagine. Come dicevamo sul Fil d'un Sofie Tesio, Filarmonia Orchestra per la direzione di Herbert von Karajan dall'incisione completa del Falstaff del 1957, Batti Batti o bel masetto e vedrai carino, le due arie sono incise con la Filarmonia Orchestra nel 69 con la direzione di Alceo Galliera. Buon ascolto dunque con queste pagine e una buonissima, buonissima giornata.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.